Finalmente domani è venerdì. Che avete in mente per il fine settimana? Tutti verranno alla mia festa. Art, non verrà nessuno alla tua festa perché sono strane. Cheerleaders, parlate proprio voi che siete mezze pazze. Cosa, Patrick? Siamo pazze, siamo cheerleader, siamo modelli per tutta la scuola. Patrick, lo sai che quando vieni a scuola sei davvero maleducato, eh? Kev, facciamo qualcosa nel weekend, così loro verranno da noi. Ma anche no, io ho dei piani. Dormire un po', mangiare pizza e guardare un buon film. Kev, tu sei proprio come sempre. Sai che oltre a pizza e film ci sono anche le belle tipe. Tutte le belle tipe saranno alla mia festa. Diana, Art ha messo le gambe sul banco. Ascolta, Art, metti subito le gambe sotto il banco. Ok, sì, sì, ciao. Sono in ritardo per la scuola. Oddio, è un casino. Accidenti. Accidenti, accidenti. Abbiamo trovato questo zoo abbandonato non molto tempo fa. Gli animali hanno davvero bisogno del nostro aiuto. Aiutaci a salvare queste povere creature e a costruire per loro habitat accoglienti. Scarica il nostro gioco e mettiamoci al lavoro. I panda, gli elefanti e i leoni hanno bisogno del nostro aiuto. Eva! Eva! Simone, se Diana scopre che sei nella squadra delle rane, non ti perdonerà! Non mi importa, lei non mi ha voluto nella sua. E quindi qual è il problema? Forse sei gelosa perché il nome della vostra squadra fa schifo? Simone e Bruno, potete chiudere quella bocca! E tu, Eva, sei diventata così loquace! Davvero, le rane di solito non parlano, gracchiano! Oh, sentite, Giorgia! Allora, chi ti credi di essere? Senti, Rospo, non sono affari tuoi! Ciao a tutti! Quello è il mio banco! Verde, si stava così bene senza di te! Perché sei venuta? Dove eri finita? Non abbiamo potuto fare l'allenamento! Perché eri assente! Senti, smettetela di urlare! Ragazzi, perché urlate? Ero in ritardo per colpa dell'autobus, la ruota si è staccata. Ho camminato per 2 chilometri a piedi, ma vedete, ora sono qui, sono una brava studentessa. Verde, puoi mentire a chiunque, ma non a me. Ti sei svegliata tardi. Eva, perché dici questo? Non capisco perché l'11 si diverte così tanto. Che succede? Come, Diana? Si divertono perché ci sono le rane lì e loro sono sceme. Nat, adesso tu ti alzi, vai lì e gli dici di smetterla perché noi stiamo studiando. I vostri cestisti si divertono. Perché non venite alla mia festa per fare lo stesso? Ascolta, festaiolo, tutta la tua vita è una festa. Continua a scrivere, forza. Ragazzi, perché non andate voi? Avete più forza. Noi? Ma siete voi che volete farlo. Fatelo. Ehi, smettetela, dovete fare più piano, avete capito? Ehi, smettetela! Stiamo facendo lezione, ma non mi ascoltano! Oh, accidenti, urlano così forte, mi chiedo perché sono così felici! Diana, vai a dirgli di smetterla, perché se vado io saranno guai! Giada, se andiamo insieme sarà un casino vero! I ragazzi stanno ridendo così tanto! Sì, ma non vedi che stanno rosicando? Ragazze, andiamo tutte insieme, forza! Andiamo, Diana! Ragazze, io non ho un fidanzato lì, quindi me ne rimango qui. Ho già capito, ci sarà una guerra infinita. Sì, ma la cosa principale è non interferire, non sarà un problema. Ehi, guardami, Verde! Simone, smettila, ragazze, sono seria. Cheerleader, finalmente siete arrivate e mi stanno distraendo dalla mia geometria. Simone, perché tiri la gonna di Verde? Che stai facendo, eh? Sì, Simone, smettila. Mi dà sempre fastidio, è insopportabile. Sentite, Bunny, che volete? Perché state qui e ci controllate? Andate in classe vostra, ok? Bruno, vedo che sei seduto in disparte, bravo. È un bene che Max oggi non sia a scuola. Simone, ho un'idea per non farti tirare la gonna di Verde. Senti. Ok, cheerleader, non possiamo scambiare le classi, non riesco a studiare con questi. Sì, non ascolteremo le conversazioni su mutandine reggiseni. Raspi, tornate ai vostri posti, questa è una scuola, non un casino. Tieni, Diana. Grazie, Giada. Allora, Simone, questa sono io e ovunque io sia sappi che ti tengo d'occhio e se ti vedo di nuovo tirare la gonna di Verde, te ne andrai. Va bene. Non ho capito, ma chi sono? Perché si mettono in mostra?
Quella con le maniche rosa è Diana, la proprietaria della scuola. Oh, ho capito. A proposito, Diana, ciao. Oh, l'hai visto? Perché diavolo? Eva, anche tu sei un rospo? Sì, Diana, non ci credi? Sono una cheerleader anch'io, congratulazioni. Sai che ti dico, non mi importa, andiamocene, ragazze. Fate silenzio. Verde, i nostri occhi ti guardano sempre, quindi smettila di metterti in mostra. Non mi sono messa in mostra, mi sono messa in mostra. No, no. Silenzio, altrimenti Diana mi caccerà dalla scuola e non voglio questo. Diana, Simone ha tirato la gonna di Verde. Dima, non ho capito. Mentre parlavamo con loro stavi ascoltando? Sei veramente senza vergogna. Ascolta, è meglio se vai a giocare il tuo calcio americano. Julie? Oh sì, è certo, guarda questa. È strabiliante. Non posso credere di quello sì, che è vero. Successo. Sì. Giada, io non ho tirato la gonna a nessuna. Queste rane sono disgustose. Bruno, sono felice che ragioni così. Giada, smettila, Bruno fa solo finta. Diana, faremo l'allenamento adesso? Sì, Nat, abbiamo già perso 2 giorni. Oh, Bunny, vi allenate? Anche noi rani ci alleniamo. Ascolta, Verde, sono felice per te e le tue rane. Ma ti ho detto dall'inizio che devi comportarti bene in questa scuola, altrimenti ti caccerò. Oh, Diana, ho sentito, ti ho capito. Ora vado a cambiarmi. Oh, Diana, ignorala. Ok, ragazzi, andiamo all'allenamento. Ragazze, ho dimenticato il telefono al secondo piano. Tornerò subito, ok? Ragazze, dobbiamo far vedere a queste rane chi siamo noi. Oh, Diana, mi dispiace per quello che è successo in classe. Ho tirato la gonna di Verde perché volevo chiederle una matita. Sai che Verde fa schifo, no? Simone, è vero? Fa come Bruno, che non flirta con nessuno. Che vuol dire che lui non flirta con nessuno? Noi non flirtiamo con nessuno. Sì, Simone, come no? Ragazzi, andiamo a cambiarci. Abbiamo l'allenamento tra poco, andiamo. Ok, ciao, Simone. Ragazze, forza. Oh, ragazze, sto arrivando. Ok, arrivo. Il bagno era occupato. Ok, metto le cose nell'armadietto e vengo. Ok, ho detto, va bene? Mi dispiace molto. Ecco il tuo vestito. Grazie, è tutto a posto. Tu studi qui? Sì, sono una cheerleader, Bunny. Oh, fantastico. E tu chi sei? Studi anche tu in questa scuola? Sì, studierò proprio qui e lavorerò anche nel bar della scuola. Quindi quando verrai ti offrirò un caffè latte. Davvero? E come ti chiami? Mi chiamo Carlo. Oh, fantastico, passerò di sicuro. Un attimo, le cheerleader. Ok, passa da me. Le rane sono super! Le rane sono fighe! In realtà non mi sembrano niente di che. Diana, ma come niente di che? Guardale! Oh, accidenti, ma dov'è Nat? Dannazione, sono stufa di lei, eh? Ve lo dico, io la sto chiamando, non risponde. Oh, accidenti, ma dille che sta per piovere, non avremo tempo di allenarci. Nat, sbrigati, sta piovendo. Beh, se non è qui tra 30 secondi avrà dei problemi. Ok, Nat, ha detto che avrebbe messo le sue cose nell'armadietto. Oh, ancora, le rane sono super fighe. Impegnatevi di più. Le rane sono fighe, le rane sono forti, le rane sono... Eccomi. Era ora. Guarda, si stanno allenando, noi no, invece. Noi siamo le Bunny, dovremmo essere cool e ti stiamo aspettando, sbrigati. Le rane sono super fighe. Le rane vi faranno a pezzi. Bene, ragazze, facciamo vedere a queste rane. Le rane sono forti. Le Bunny sono fortissime. Le Bunny vinceranno. Ragazze, ancora. Le Bunny sono super. Noi siamo le migliori. Le Bunny vinceranno. Bene, ora tocca a noi. 1, 2, 3. Cosa? Ci hanno copiate. Accidenti, ho visto. Che diavolo è questo? Un plagio? Non avete abbastanza originalità? Eva? Oh, Diana, sei preoccupata per il plagio. Era tua e ora è nostra. Bene, Eva, buona fortuna, ma ricordati che il plagio non vale mai niente. Eva!
Allora ragazze, cambiamolo, non plagiamo. Ok, facciamolo. Non capite? Noi non le possiamo copiare. Ok ragazze, continuiamo. Bunny sono le migliori. Bunny sono le più grandi. Bunny vinceranno. Bunny. Le rane non hanno paura. Le rane non ce l'hanno. Le rane sono le più forti. Accidenti ragazze, vinceranno. Ma che vuol dire Giada? Ascolta Giada, se non credi che vinceremo puoi andartene subito dalla squadra. Avanti, vattene. No, no, ok, vinceremo, ok. Ragazze, ragazze, mi sono innamorata. Nat, ma ti sembra il momento? Ragazze, ma mi sono innamorata. Nat! Davvero, Nat? E chi è questo giocatore? Spero che non sia Bruno, Simone o Max. Max non è a scuola oggi. No, ragazze, è il barista. Chi? Chi è? Conosco solo gli atleti. Ragazze, questo ragazzo lavorerà nella caffetteria della nostra scuola. Ve lo immaginate, lo vedrò tutti i giorni. Rane, siamo forti, datemi il 5. Bunny blu. Come blu? Queste rane mi fanno arrabbiare. Diana, calmati. Ragazze, dobbiamo vincere. Sì, vinceremo. Certo che vinceremo. Io sono innamorata. Perché ci dobbiamo preoccupare? L'amore è bello. Nat, non capisci? Sono una competizione per noi. Rischiamo di... Ok, ragazze, ora andiamo al bar. Per favore, vi faccio vedere chi è. Ok, andiamo. Oh, dimenticavo. Posso avere una cannuccia? Non bevo senza le cannucce. Sì, e una anche per me. E anche per me, per favore. Grazie. Hai intenzione di studiare qui? O stai facendo un lavoro part-time? Studierò e lavorerò qui. E sapete, farò il latte più delizioso per voi. Oh, come ti chiami? Io mi chiamo Mary. Piacere. Carlo, piacere di conoscerti, Mary. Questi rospi mi fanno arrabbiare anche a me. Oh, ragazze, avete dei piani per il weekend? Usciamo? Cinema, ragazze. Non lo so, vi faremo sapere. Sì, abbiamo da fare. Abbiamo intenzione di studiare tanto quest'anno. Ragazze, andiamo, è così figo, sbrighiamoci. Andiamo. Ok, andiamo, Nat vuole mostrarci il suo ragazzo. Cavolo, non capisco Diana. Tranquillo, verranno al cinema. Si mettono solo un po' in mostra. Ok, Nat, dov'è? Facci vedere. Ragazze, fate silenzio, perché lo fate? Mi imbarazzate così, non è ancora il mio ragazzo. Non la capisco, Nat. È timida. Cheerleader, cheerleader, c'è un nuovo ragazzo qui. Lo sappiamo già. Non provateci con lui. Posso avere ancora limonata? È davvero, davvero buona. Ciao, ragazze, che volete ordinare? Latte? Nat. Prendo un caffè al latte senza zucchero e per me tè verde. E per me capisco. Caffè. E tu, Nat, che vuoi? Latte, l'avevo già detto. Giulia, hai visto? Nat lo conosce. Siamo arrivate tardi. Grazie, ragazze, un minuto e arrivo. Beh, ragazze, è carino? Sì, non è male. Cavolo, ragazze. Credo di essermi innamorata. Nat, devi scoprire se ha una ragazza. Sì, è vero, l'avevo dimenticato. Come faccio a chiederglielo? Wow, c'è così tanta gente. Che ordiniamo, Kev? Io niente. Voglio fare lezione e andare a casa. Ecco il vostro ordine. Grazie. Quanto costa? Gratis per le amiche di Nat. Kev, chi è questo? Credo un nuovo assunto del bar della scuola. Odio gli estranei nella nostra scuola. Anch'io. Oh, davvero? Grazie. A proposito, si chiama Carlo. Allora siediti con noi. Ok, grazie. Carlo, dove hai studiato prima? E quanti anni hai? Quanto tempo rimarrai qui? In che classe sei? Ragazze, una domanda alla volta. Sono qui per studiare e sarò anche il vostro barista. Anche noi frequentiamo la decima classe? Beh, in realtà Nat ci ha già parlato tanto di te. Sì, non tanto, veramente tantissimo. Giada, smettila, la metti in imbarazzo. Kev, studierà nella nostra classe? Ragazzi, dite alla professoressa di educazione fisica che me ne vado. Sì, anche noi ce ne andiamo, ciao ragazzi. Sì, ma non preoccuparti, gli piace Nat. È un bene che gli piaccia Nat. È meglio che non ci provi con Diana. Ok, Carlo, è stato un piacere conoscerti anche per noi. Ok, è il momento di andare. Nat, andiamo. In realtà, pensavo di rimanere un altro pochino qui. Nat! Come farai a tornare a casa? In qualche modo? L'accompagnerò io. Sì, ragazze, Carlo mi accompagnerà a casa. Oh, lo farà. Beh, allora ci vediamo domani, ragazzi. Ciao, ragazzi. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Diana, se vuoi ti accompagno a casa.
No, Dima, grazie, verrà l'autista, ciao! Ciao! Ciao ragazze, Nat, vuoi dell'altro latte? Sì, senza zucchero. Ragazzi, avete visto? Nat ha incontrato qualcuno? Aspettava da così tanto questo momento. Ok ragazzi, mettete mi piace e iscrivetevi, noi andiamo a casa, ok? Ci vediamo, ciao! Ciao!